Siamo con Roberto Corradi, responsabile del SAI del Comune di Imperia. Ecco, un convegno importante oggi sul co-housing e sull'emergenza abitativa. Ecco, cosa avete riscontrato nel Comune di Imperia? Qual è la situazione attuale? Ma allora, intanto il SAI si occupa di una fetta di persone che incontrano questo problema e precisamente i migranti titolari di protezione internazionale. Noi abbiamo un mandato istituzionale che è quello di creare dei percorsi di autonomia e integrazione sul territorio per le persone che, giunte in Italia in fuga da guerre e persecuzioni, hanno poi, si sono viste costrette a rimanere qui proprio perché impossibilitate a tornare nel loro paese. Attiviamo tutta una serie di servizi a supporto di queste persone, una seconda accoglienza, quindi le prendiamo proprio in carico all'interno di case che sono asservite al nostro progetto, però questo tipo di accoglienza è temporanea e serve per dare loro la possibilità di organizzare la loro vita in Italia. Quindi noi abbiamo anche dei tempi piuttosto stretti, parliamo di 6-12 mesi di accoglienza in cui queste persone si devono mettere a regime, quindi implementare l'uso della lingua italiana, trovare un lavoro e consolidare la loro diciamo, situazione economica e reddituale. Questo di norma è già difficile di per sé, ma è il minore dei problemi. La criticità grossa che riscontriamo, almeno diciamo dal lockdown in poi, è quella poi di garantire un percorso di autonomia sul territorio. Vale a dire, tutte quelle persone che imparano l'italiano, trovano lavoro, molto spesso avviano anche delle pratiche di ricongiungimento familiare, poi si trovano in un collo di bottiglia e non riescono a trovare case. Sarebbe facile dire che c'è una questione culturale, di razzismo, di diffidenza nei confronti dello straniero, se non fosse che ci siamo accorti che in realtà non sono l'unica categoria che hanno questo tipo di problema. Noi parliamo di padri separati, di donne sole con bambini, nuclei monoparentali, anziani, persone che hanno paradossalmente le risorse per garantirsi un affitto, ma non sono assolutamente in grado di accedere al mercato immobiliare. Per cui l'idea del convegno nasce dal provare a fare un po' massa critica e promuovere il co-housing. Perché? Perché le case sono poche, spesso sono grandi, molto spesso più sono grandi, più costano. E quindi provare anche a creare dei modelli anche di integrazione tra persone italiane e straniere che condividono comunque un percorso, un'esigenza comune e vedere se le coabitazioni possano essere la risposta a questo problema.